Eccoci qua in diretta. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, bentornati a questa diretta estera. Da un po' che non organizzavamo un evento online. Siamo molto contenti di avere con noi oggi gli amici di Gabiria, Marco Cevoli e Sergio Alasia. Ciao ragazzi. Grazie ciao, dell'invito. Ciao. E come sempre vi chiedo di confermarmi che funziona tutto, quindi magari scrivete nei commenti se è tutto a posto, se ci sentite bene, ci vedete bene, dateci qualche riscontro così vediamo anche se funzionano i commenti. E come potete vedere dal titolo che scorre diciamo sotto le nostre pance, oggi parleremo di come selezioniamo i traduttori. Come sapete noi siamo, io e Andrea siamo titolari dell'agenzia di traduzioni Alfabeta, che sta a Roma, oltre che ovviamente della scuola, e invece Marco e Sergio sono titolari dell'agenzia di traduzione Gabiria, che sta a Badalona, in Spagna. Quindi, niente, facciamo, diciamo, per chi non ci conosce, facciamo un giro di presentazioni e, insomma, parliamo un attimo di noi. Io sono Raffaella Moretti, lavoro in Alfabeta da circa una decina d'anni, un po' di più forse, sono una traduttrice, e sono anche però una web designer. Andrea? Allora, intanto Alessia ci seguo, dice... Seguo l'ordine, diciamo, scusate se non faccio gli onori di casa, seguo l'ordine, diciamo, delle nostre facce, come le vedo sul video. Intanto Alessia e ecco Saudi... ecco, arrivano i commenti, bene. Omar, credo che sia, giusto? Sì. Dalla Tunisia, e Alessia ci dice che si vede tutto, benissimo, buongiorno. Perfetto, a tutti. Benvenuti. Allora, sì, io sono il socio fondatore di Alfabeta, che c'è dal 1989, quando Marco e Sergio non erano neanche nati, no? Grazie. E quindi, come dire, sono... La memoria storica della società, e quindi mi occupo soprattutto nella società del marketing e della comunicazione, insomma, di contatti con i clienti. Sergio. Ciao a tutti, io sono torinese di origine, le mie radici sono in Piemonte, ma i miei rami e i miei frutti sono qui in Catalogna. Io nel 1989 avevo già 11 anni, quindi avevo già 11 anni, quindi insomma non ero... Però in Gabiria mi occupo principalmente della selezione dei traduttori e quindi insomma... Avrai tante cose da raccontare, allora. Tante cose da raccontare, spero di poter dare qualche consiglio. Marco? Sì, Gabiria nasce nel... Gabiria siamo io e Sergio, un pool di traduttori e qualche project manager, anche quello esternalizzato, che nasciamo nel 2007-2008, formalmente nel 2008, quindi insomma, sono già un po' di anni che lavoriamo nel settore, ci dedichiamo appunto alla traduzione, ma anche alla scrittura per aziende e a vari progetti che stanno un po' a cavallo tra servizi linguistici e tecnologia. E insomma, la sessione di oggi, appunto, come ha anticipato Raffa e Sergio, vuole essere un po' un dietro le quinte di quello che avviene in agenzie piccole, perché alla fine se le nostre sono agenzie piccole, che però rappresentano forse la grande maggioranza della realtà delle società di servizi linguistici, quantomeno in Italia, in Spagna e in Europa in generale. E quindi ci piacerebbe un po' dare un quadro dei procedimenti e del che cosa succede nelle nostre teste quando dobbiamo selezionare un traduttore, quando ci arriva un curriculum non richiesto, e appunto che possono essere dinamiche e approcci anche radicalmente diversi da quelli che invece intercorrono all'interno di grosse realtà multinazionali o appunto questi gruppi enormi che sono poi quelli che dominano il mercato dei servizi linguistici.
Ecco, intanto saluto anche Silvia che ci ha commentato adesso. Tra l'altro, Silvia, per esempio, Silvia Giancola è una delle colleghe che so che collabora con tante agenzie di traduzioni, quindi insomma, magari ci può raccontare qualche esperienza. Infatti, invito tutti quanti voi, magari anche a condividere con noi le vostre esperienze, se collaborate con agenzie, magari ci potete raccontare come siete entrate in contatto con loro, magari per dare anche qualche suggerimento ai colleghi un po' più giovani. Volevo fare, per esempio, partire da una prima domanda, che è un po' la domanda, diciamo, di base, cioè chiedervi, più o meno qual è il flusso di lavoro che seguite quando dovete, selezionare dei traduttori, cioè quali sono i canali che utilizzate principalmente per selezionare i traduttori e quindi se avete delle procedure, per esempio, chiedo a Sergio. Grazie. Allora, le procedure, allora, non sono standardizzate perché devo dire che non abbiamo tantissima richiesta, il nostro turnover è abbastanza limitato, spesso quindi attingiamo ai traduttori che conosciamo già, però può capitare che ci chiedano Scusa, questo è servizi. un velato invito a non mandarci curriculum, a tempestarci, perché ragazzi, nonostante l'abbiamo scritto grosso così sul sito, ogni giorno ne arriva qualcuno, no? Però Eh insomma, a sì. parte gli scherzi, No, sì. come dice Sergio, Curriculum. abbiamo. Del curriculum parliamo più tardi. No, quindi è un po' dettata dalla necessità delle circostanze. Ecco, ci può essere un servizio, una combinazione di lingue diverse per le quali non abbiamo immediatamente disponibilità, per cui beh, sì, prima di tutto guardo tra i curriculum che abbiamo ricevuto in passato, e quindi quella è la prima fonte. Diciamo, faccio lì una ricerca, soprattutto, cioè, veloce nell'email, per esempio, in cui metto magari qualche parola chiave e mi vengono fuori i curriculum arrivati con quella parola chiave. Può essere, che ne so, greco, se sto cercando un traduttore di greco, o sottotitoli, o audiovisivo, se sto cercando qualcuno che fa audiovisivo. Quindi a partire da lì, poi cioè, vedo se c'è qualcuno che ha il profilo che si adatta alle esigenze, e se no passo a cercare, insomma, su Prozo o su LinkedIn. Sono i due canali che uso abitualmente. Prozo è più comodo perché ti permette di filtrare, insomma, il tipo di servizio, il tipo di combinazione di lingue, insomma, tutte queste cose qua, mentre invece LinkedIn è più così, bisogna inserire la ricerca per parola chiave, per cui lì è sempre difficile. Se qualcuno ha inserito, cioè nella sua descrizione, le lingue con, diciamo, il codice ISO, per esempio, oppure le ha inserite per esteso, magari in un caso compare, nell'altro no, è sempre un po' una lotteria. Però sì, anche in LinkedIn comunque ci sono, cioè, ho la mia rete di contatti, per cui anche lì è abbastanza, diciamo, il primo punto di partenza. E poi, se neanche nella rete di contatti trovo chi mi interessa, o comunque comincio a contattare, e poi piano piano, magari così, se devo scartare persone, non ho abbastanza materiale su cui lavorare, proseguo, eccetera. Ecco, mi viene da pensare, tu hai detto una cosa interessante, che quando cerchi i profili, per esempio tra i curriculum che ti arrivano nella posta, cerchi le parole chiave, quindi questo può essere già un primo suggerimento da dare a chi decide di candidarsi, quindi sfruttare per esempio l'oggetto delle mail per inserire le parole chiave importanti, per esempio se avete delle specializzazioni, ovviamente le combinazioni linguistiche,
magari una vostra specificità, insomma, sfruttare le parole chiave anche nel profilo LinkedIn, ovviamente. Certo, ed è importante secondo me che queste parole chiave si accompagnino quantomeno nella cosiddetta, insomma, nella lettera di accompagnamento, cioè nel testo della mail, non soltanto nel curriculum, Certo. perché allora, noi facciamo un certo sforzo di classificazione, quindi quando ci arriva un curriculum di qualcuno che ha consentito al trattamento dei dati, lo salviamo e il contenuto di questo curriculum poi viene indicizzato dal motore di ricerca interno che abbiamo sul server. Però appunto sono sempre a volte, essendo ricevendo il curriculum in PDF, l'estrazione del testo contenuto nel PDF non è perfettamente, non è esatta al 100%. Quindi per quello che a volte torniamo alla mail e andiamo alla radice, quindi cerchiamo i messaggi direttamente lì, però appunto anche lì lo cerchiamo, cioè la ricerca è più snella se le parole chiave, che possono essere anche il nome del programma, ad esempio, perché spesso cerchiamo collaboratori che non so, che lavorano con Omega T o con altri open source o con altri programmi di traduzione assistita, e è molto più comoda se il candidato nel suo, insomma, nelle 2 o 3 righe di presentazione inserisce lì queste keyword. Potrebbe anche inserirle proprio come se fossero tag in una linea separata, in una riga separata della mail, ad esempio. Perché vabbè, noi siamo piccoli e diciamo, i procedimenti sono manuali, però per chi vuole poi offrire i propri servizi anche a realtà più grandi, deve pensare che spesso queste realtà, oltre a quelle che ti obbligano a compilare moduli appositi con cui poi il profilo resta archiviato in modo strutturato, altre processano, cioè elaborano le mail in modo comunque automatizzato, quindi proprio viene estratto il testo e in base a quello che uno scrive poi vengono classificati, quindi insomma è buona norma seguire questi accorgimenti. Infatti anche noi in realtà una cosa che utilizziamo, che troviamo molto comoda, è quella del form che abbiamo messo sul sito, che più o meno già ce li classifica per combinazione linguistica, se non altro i traduttori, ed è molto utile poi per andare a pescare nell'archivio. E poi se ti va Andrea di raccontarci, insomma, Sì, tutti gli altri canali che utilizziamo noi. una cosa che direi che funziona sempre molto bene è il networking, no? E vale per tutte le cose, perché, fra l'altro, le interpreti, più dei traduttori, sono brave, bravi, insomma, a presentare i propri colleghi, no? Quindi, perché sai, c'è un convegno, hanno bisogno di un secondo interprete in cabina e lo fanno abitualmente. Però penso che questa è una cosa che anche noi dobbiamo imparare a fare, perché è chiaro che quando qualcuno viene, fra virgolette, raccomandato, no? Cioè, nel senso che c'è un collega che dice: guarda, lavora con lui, ci ho lavorato, è bravo, o brava, e allora a questo punto questo funziona molto bene. Quindi noi cerchiamo di lavorare col passaparola, col networking, e a volte capita appunto di avere delle belle di fare delle buone conoscenze. Poi l'altro, secondo me, canale che sempre di più utilizziamo è quello delle community, quello come lo chiama Smart Cut, gli ecosistemi, no? Cioè dove c'è fra poco c'è un come dire, nello stesso luogo ci sta il tool e ci sono e ci sta la community dei traduttori, eccetera. L'unico problema è che lì trovi anche tantissime persone che lo fanno come secondo lavoro o molto occasionale, quindi a volte capita che vai a chiedere e scopri che insomma poi di fatto quelle 100.000, 200.000 parole che dicono di aver tradotto, no? Perché poi lì vanno insomma, un po' a numero di parole, anche a valutazione da parte dei clienti, sono in realtà un po' un fake, insomma, no? Cioè nel senso che ecco, come al solito, lo strumento migliore è sempre quello della conoscenza diretta o indiretta. E poi naturalmente ci sono i convegni e gli incontri di traduttori come Lunch, no? E luoghi dove noi
dove ci piace, insomma, fare la conoscenza, perché poi il primo impatto, no, di una persona è molto importante, capisci molto, insomma, no? Ecco, questo non vuol dire che non usiamo i curriculum, li usiamo, però, insomma, ecco, non ci dimentichiamo, insomma, i metodi tradizionali, insomma, ecco. Sì, è vero, scusa se ti interrompo, Raffa, no? È vero quello che dice Andrea, anche perché spesso nel nostro settore c'è un po' la tendenza al segreto professionale, al mantenere, insomma, c'è tanta paura della concorrenza, ma invece spessissimo noi abbiamo ricevuto lavori da colleghi che appunto in quel momento non potevano gestire un progetto o avevano bisogno di una mano o semplicemente colleghi che lavorano con altre lingue, che avevano bisogno di tradurre in italiano o Certo. dall'italiano. E quindi veramente l'invito che possiamo fare, cioè io, ma penso che insomma sia condiviso anche da voi, è proprio quello di stringere alleanze, di parlare con i colleghi e di scambiarsi i lavori, perché comunque, cioè insomma, di fare rete, perché alla fine è quello che dà i migliori risultati. Infatti, forse ancora prima di tutto quello che abbiamo detto finora come canali, il primo canale è quello di chiedere al titolare di un'altra agenzia: oh, ma tu c'hai qualcuno bravo che traduce in greco? Ecco, questo forse è il primo passo che facciamo ancora prima di spulciare i curriculum. Che è una cosa che facciamo spesso tra di noi, cioè io spesso contatto Marco o Sergio quando sono alla ricerca di qualche figura, di qualche combinazione un po' magari diversa da quelle che posso trovare normalmente, soprattutto ecco per esempio con lo spagnolo, visto che loro stanno in Spagna, quindi hanno magari qualche canale migliore per conoscere traduttori fidati, perché poi ovviamente il fattore della fiducia un pochino incide, no? Rispetto a trovare così da zero. Infatti, un'altra cosa che volevo aggiungere, un altro canale di collaborazione nel nostro caso, ma so anche nel vostro, è quello dei tirocinanti. Cioè, molto spesso quando si ha l'occasione di collaborare per un paio di mesi con degli studenti o dei neolaureati che fanno un tirocinio, si riesce a stabilire comunque un rapporto di fiducia, ma anche di conoscenza reciproca sufficiente da poter poi continuare a collaborare anche come freelance, no? Aggiungerei, scusami Raffaella, Sì. che poi fra l'altro le tirocinanti o i tirocinanti hanno il vantaggio di conoscere poi i meccanismi con cui lavora l'agenzia, no? Cioè Infatti. sono già, come dire, svezzati a... Ne indico uno dietro a sua insaputa, però è concentrato nel suo lavoro, fortunatamente. Ma in realtà sta giocando a Tetris, tu non lo vedi, ma noi È sì, che sta vero. giocando a Tetris. Sì, infatti è molto concentrato. No, volevo dire, intanto scusate, ne approfitto per salutare Luciana, Ester e Silvia, che hanno aggiunto i loro saluti e quindi li salutiamo anche noi. Commenti. Ecco, fatevi sentire, domande, commenti, Infatti. storie personali. E quindi dicevo questa cosa dei tirocinanti e poi gli annunci, perché noi mettiamo anche gli annunci, per esempio, no? Su LinkedIn, per esempio. Ci è capitato in caso di progetti dove c'era bisogno di traduttori piuttosto specifici. Però vorrei anche aggiungere su questo che bisogna stare un pochino attenti a, perché sono le grandi agenzie di cui parlava prima Marco, no? Che tendono ad avere dei database di migliaia e migliaia di persone, no? E invece noi, agenzie boutique, mi permetto di chiamarci così, insomma, che poi è quello che siamo, insomma, abbiamo invece magari poche centinaia o a volte addirittura poche decine di traduttori molto fidati. Che succede? Che a volte quando invece vai a scegliere traduttori in base, diciamo, a una serie di parametri, eccetera, ti capitano brutte sorprese. Per esempio, noi ci è capitato un traduttore o una traduttrice che è sparita, cioè non abbiamo più saputo che fine avesse fatto, insomma. Cioè, nel senso che in mezzo al lavoro, improvvisamente, era una traduttrice americana. Tutto bene, andava tutto bene finché non è sparita dalla Bollato. faccia della terra. Cioè, come si usa adesso dire, ci ha ghostato improvvisamente, sparendo Non da abbiamo più saputo tutti. che è Sì, successo. sì, sì. Ha smesso Quindi di so. rispondere, non ha consegnato il lavoro e noi ci siamo ritrovati a 5 ore dalla consegna a dover fare una traduzione ex novo in modo abbastanza rocambolesco, ecco.
Quindi è importante sono Caspita, scegliere. no, per fortuna a noi non è mai successo, insomma, a Adesso un caso disavventure estremo. ne abbiamo Immagino. avute, ma per fortuna così non c'è mai successo. Io volevo chiedere questa cosa dell'annuncio su LinkedIn, noi non l'abbiamo quasi mai fatto, non, insomma, forse sì qualche volta, ma molto, molto raramente. Volevo sapere se vi ha dato buoni risultati oppure, cioè, se lo rifareste oppure no. Raffaele. Allora, me ne sono occupata principalmente io l'anno scorso. Un paio di volte abbiamo pubblicato degli annunci perché cercavamo dei traduttori di madrelingua inglese che lavorassero nel settore del marketing e della traduzione tecnica. Quindi era una ricerca molto specifica. È una ricerca che noi facciamo abbastanza spesso perché noi lavoriamo molto con la lingua inglese, quindi abbiamo bisogno di una buona rete, diciamo, di traduttori. E non sempre li troviamo, cioè comunque, diciamo, traduttori dall'italiano in inglese non sono così tanti, soprattutto quelli che poi lavorano con le agenzie di traduzioni, perché insomma, diciamocelo chiaramente, si parla anche di questo, tariffe diverse, modalità di lavoro diverse, così. E, Certo. allora, i risultati li abbiamo ottenuti, nel senso che poi un paio di persone con cui abbiamo iniziato una collaborazione continuativa le abbiamo trovate, anche molto valide, però è stato molto molto faticoso, tanto. E perché su questo ci ho scritto anche un articolo sul blog della scuola. Purtroppo a livello statistico la percentuale di traduttori che non corrispondevano ai requisiti richiesti, che invece si sono candidati, era altissima. E questo E secondo me è infatti uno degli errori più grandi da fare. è un po' il mio timore, appunto, del risultato. Noi cercavamo appunto il tirocinante che è dietro a Marco, l'abbiamo cercato noi attivamente perché cercavamo un profilo di un certo tipo. E anche lì io ho postato l'annuncio su vari portali spagnoli di appunto tirocini, stage, chiamiamoli come vogliamo, e sì, la quantità di spazzatura che arriva è incredibile. Cioè, poi abbiamo avuto la fortuna che, cioè, però in realtà se la giocavano due persone che avessero tutti i requisiti, tutti i, diciamo, tutte le carte in regola, ecco. Quindi sì, io preferisco almeno, vedi, per quello preferisco Proz, perché almeno, cioè, i requisiti li decidi tu e li vai, cioè, vai a cercare le persone e poi da lì parte, diciamo, la cosa. Altrimenti, così. Sì, io ho un po' l'idea che si perda molto tempo e infatti, appunto, consiglio a quelli che si candidano agli annunci, candidatevi solo se avete Sì. tutte le carte in regola, Guarda, io perché attenzione, perché poi il mondo è piccolo, cioè, e poi noi abbiamo la memoria da elefante, quindi se il vostro nome ci rimane impresso pensando, ah, guarda tu, quello lì mi ha fatto perdere tempo. Poi magari un domani potreste rischiare di perdere un'occasione. No, infatti io non lo so, mi sono fatta questa opinione che credo che sia una cosa, un approccio molto italiano, quello di vabbè, proviamoci lo stesso, tanto male che vada mi dicono di no, che è una cosa che si fa non soltanto, secondo me, nelle candidature, diciamo, professionali, ma anche in altri ambiti. La quantità di traduttori italiani che si è candidata per la nostra, diciamo, al nostro annuncio in cui era espressamente richiesta la madrelingua inglese era altissima, cioè erano tantissimi. Ma secondo me è un po' anche legato al fatto che molti traduttori, soprattutto quelli, diciamo, con un po' meno esperienza, non. Come dire, non hanno ben chiaro il fatto che se si cerca un madrelingua è perché.
abbiamo bisogno di un madrelingua e sappiamo, come sappiamo un po' tutti, insomma, che nelle università spesso si fanno esercitazioni di traduzione attiva e quindi spesso i giovani traduttori pensano che sia più o meno fattibile allo stesso modo, con lo stesso livello di qualità e quindi esatto. Sì, è stato molto faticoso. Noi poi abbiamo anche provato a far fare qualche prova di traduzione a questi candidati, perché abbiamo detto, vabbè, se si sono candidati, proviamoci. E ovviamente i risultati sono stati disastrosi, perché è evidente che se si cerca una figura ben specifica, c'è una ragione. Quindi, certo. Insomma... Io una cosa che vorrei dire, che in tanti anni non ho mai capito, forse oggi qualcuno riesce a spiegarmelo, è per quale motivo è così complicato trovare dei traduttori diciamo in grado di fare dei lavori, no? in maniera professionale, non dico nel senso che poi di fatto si fatica a volte, no? E poi abbiamo delle tariffe generali così basse, cioè è una cosa che io non riesco a spiegarmi, no? Anzi, addirittura poi più i lavori sono complessi, tipo per esempio sottotitolare, no? Più le tariffe a volte diventano addirittura più basse. Cioè, una cosa che io non riuscirò mai a capire. In altri settori, se c'è penuria di professionalità, diventano sempre più costose, no? Perché da noi non è così? Ma Marco, lascio a te la parola, visto che no, vabbè, no. Non hai parlato. Se io parlato parlare di... Vi volevo provocare, vi volevo un po' provocare. Tu mi provochi. No, allora, io non penso ci sia penuria di traduzioni, di traduttori. In realtà c'è una sovrabbondanza di traduttori e le tariffe sono la conseguenza delle leggi di mercato, cioè offerta e domanda. Cioè, è difficile trovare profili davvero professionali, di gente che consegna quando deve consegnare, che fa un lavoro pulito. Questo è vero. Però evidentemente in molti casi quel livello di professionalità non è necessario. Cioè io è brutto dirlo, però il cugino che è stato 3 settimane a Dublino, a cui si affida la traduzione in inglese, o a cui si affidava la traduzione in inglese, fortunatamente adesso non lavora più perché c'è Google Translate e ci sono i traduttori automatici. Ma il gradino superiore, che è quello di qualcuno che sa l'inglese un po' meglio e quindi ma non benissimo, quello viene colmato dal grosso dei traduttori, diciamo, non con poca esperienza, non specializzati, e soprattutto in alcune combinazioni, perché chiaramente qui noi stiamo parlando di inglese italiano o spagnolo italiano, dove ci sono comunque tantissimi laureati all'anno, e un'agenzia alla fine ha l'imbarazzo della scelta. Cioè noi stessi, da che siamo veramente una realtà piccola, una microazienda, riceviamo, ti dirò, di media quasi un curriculum al giorno, e ci sono dei casi in cui ne c'erano anche più di uno. Capita pure ai colleghi freelance spesso. Esatto, magari... addirittura ci sono colleghi freelance che magari si espongono un po' di più, sono presenti sui social o fanno formazione, fanno formazione, quindi sembra che abbiano un'attività un pochino più grossa di quella che magari realmente è, che anche loro vengono tempestati dalle richieste. Quindi a quel punto... Voglio fare un esempio, scusa sì, Marco se ti interrompo, vai. Per esempio la combinazione italiano-inglese, no? Ormai io sono 30 anni che seleziono traduttori verso l'inglese, no? E apparentemente è una combinazione semplice, no? In realtà non è vero, perché i traduttori bravi dall'italiano all'inglese sono pochi, cioè sono veramente le idee andare a cercare. Ma anche dallo spagnolo, noi ce ne accorgiamo. E anche dallo spagnolo, immagino, sì. Uh-huh. E quindi quelli che lavorano bene, l'idea di proprio andare a, come si dice a Roma, a capare, no? Cioè proprio di andare a cercare con l'umicino. Cosa intendo con lavorare bene? Che non sono persone che per esempio fanno altri lavori, per esempio fanno gli insegnanti di inglese e fanno anche i traduttori, no? Oppure persone che sono madrelingua, hanno un po' di esperienza, però non sono in grado di scrivere, per esempio, testi un po' più creativi, un po' più... ecco, quindi diciamo che quando si tratta di alcune scelte, quindi sia di combinazioni linguistiche che di competenze specifiche, quindi di domini in cui sanno lavorare, eccetera, insomma, la scelta non è poi così ampia. Cioè, è vero che
ci sono migliaia di traduttori che si propongono, ma quelli veramente bravi per certe specializzazioni non sono molti, insomma. E Vero, sta a noi sì. cercarli, e fra l'altro, ecco, non l'abbiamo detto, ma anche metterli alla prova. Quindi una delle cose che facciamo è anche selezionarli in base delle prove di traduzione. Ecco, parliamo di prove di traduzione un attimo, mi piacerebbe sentire cosa ne pensate. Cioè, Ma anche noi usiamo la prova di traduzione in realtà più per selezionare i tirocinanti che per selezionare i traduttori, anche perché diciamo proprio come frequenza è superiore. Abbiamo una prova standard, diciamo, che usiamo sempre e che quindi mandiamo, è breve, sono 200 200-300 parole, sì. parole, non Sì, le basta poco proprio per vedere adesso. breve, breve. E sì, come dire, è un ottimo strumento, cioè si riesce a andare a vedere chi trova, diciamo, la soluzione buona, anche se non è quella che avresti messo tu, però sicuramente cioè Sì, sono d'accordo, è bastano. evidente, bastano poco. Sì, sì, Beh, sì. poi noi ci Però. infiliamo anche alcuni trabocchetti, dobbiamo essere sinceri. Quindi, cioè, Ah, la che prova è cattivi. stata No. scelta. Vabbè, non, niente di trascendentale, però insomma ci sono alcune frasi che abbiamo scelto apposta nell'originale che sappiamo che la cui resa è difficile. Quindi, oppure un termine che verrebbe spontaneamente tradotto in un modo, invece in quel caso Sì, specifico va no, tradotto in un beh, altro. però, Quindi, cioè, cioè, ma mi questo piacerebbe. noi, Per allora, per noi, però, allora, la prova, ecco, io quello che ci tengo a dire è che, soprattutto per i tirocinanti, non è una prova, diciamo, di sbarramento. No, certo. Cioè, noi non ci aspettiamo che chi esce dall'università sappia già tradurre perfettamente. Però, cioè, visto che abbiamo tante richieste per i tirocini, cioè, ci possiamo permettere di fare selezione e quindi cercare quelli che potenzialmente, in cui diciamo, vediamo delle potenzialità e così possiamo escludere diciamo, quelli che sono più scarsi. Volevo dire che noi lo usiamo in particolare per lo stile, perché quando un traduttore traduce dall'italiano in inglese, e noi appunto ne selezioniamo parecchi perché è una combinazione che facciamo molto, se noi ci ritroviamo dei traduttori che, mi piacerebbe sentire cosa ne pensano anche i colleghi che ci stanno seguendo adesso delle prove di traduzione, che tipo di risultati hanno avuto con altre agenzie, insomma, come lo trovano come strumento dal punto di vista del traduttore. Però una delle cose di cui ci accorgiamo subito è se lo stile è legnoso, rigido, non c'è rielaborazione del testo, non c'è riscrittura. Io parlo di testi naturalmente di marketing oppure insomma, non i cataloghi dei chiodi, no? Dove magari c'è più la ricerca terminologica, no? Cioè veramente dei testi in cui bisogna sapere un po' riscrivere il testo, no? E questo a volte ci dà dei risultati veramente scarsi, e quindi per noi invece è una prova di sbarramento in certi casi, no? No, no, certo. E poi serve soprattutto, secondo me, a prescindere dall'aspetto prettamente linguistico, capisci anche qual è il livello di attenzione, di cura che ha la persona nei Ma confronti no, sì. del lavoro. Quindi, cioè, se la persona ti risponde tempestivamente, dopo quanto tempo ti manda la prova, se te la manda da un punto di vista, diciamo, formale, impaginata correttamente o se ha pasticciato, tra virgolette, col file, e se magari pone delle domande a metà, prima di consegnartela perché vuole chiarire un dubbio, quindi noi non vietiamo che lo facciano ovviamente, no? E anche quello Certo. sono tutti, diciamo, tutta una serie di indicatori che ti fanno vedere il livello di coinvolgimento e di professionalità che dà la persona, perché alla fine, certo, la prova, insomma, ha un valore, però potrebbe magari non. Potrebbe essere un testo per il quale il traduttore non ha una grande affinità o competenza, quindi potrebbe anche essere un po' fuorviante.
non è fuorviante in tutti gli altri aspetti, cioè vedi subito se uno, cioè, è sciatto nel modo di lavorare o ti risponde a monosillabi o appunto o te la rimane 3 settimane. Quindi tutti quelli sono indicatori che poi a noi servono per valutare. Che tutto questo sia un po' crudele, sì, cioè è un dato di fatto, nel senso, ricevendo così tanti curriculum e così tante richieste, in qualche modo bisogna filtrare. Purtroppo no, a noi non è venuto in mente, insomma, nessun altro modo che non sia appunto l'analisi del curriculum, l'analisi della lettera di accompagnamento, la prova. E poi anche il colloquio ultimamente in virtuale, o comunque quasi sempre in virtuale, perché appunto i nostri traduttori stanno sparsi in mezzo mondo. Anche Colloquio, quello il colloquio è veramente sì, è fondamentale, direi, no? fondamentale. Sì, tanto scusate, rispondiamo a Laura che chiede le prove di traduzione di quante parole sono. Sono prove retribuite? E dice, a volte le agenzie sfruttano queste prestazioni come lavoro reale a titolo gratuito. Cosa ne pensate? Allora, questo è un po' un mito, rispondo a Laura, perché mi ricordo che si parlava del fatto che le agenzie prendevano i testi, le davano 200 parole a testa ai vari traduttori. No, no, c'era un po' questo mito, no? È vero, anche quando studiavo io c'era questa cosa che circolava, E poi le zanne mettevano insieme, metropolitane no, meravigliose. perché le agenzie o comunque le società di traduzione o comunque tutte le società che si occupano di language service provider, diciamo, come si chiamano oggi, Sì, le diamoci qualche LSP. aria, bravo. Ma sì, dai, sicuramente. In effetti hanno un nome, come si chiama, Una un po' nomea. una nomea, diciamo, di essere cattivi. Però in realtà non ha nessun, cioè, abbiamo nessun interesse a farlo, non ha senso. Quanto riguarda la lunghezza, io direi che 200 parole, da 200 a 400 bastano sicuramente se la prova è fatta bene. E per quanto riguarda il retribuito, ecco, allora su questo invece si può ragionare, cioè nel senso che se stiamo facendo un progetto e allora abbiamo bisogno di prove veramente serie, eccetera, allora si può anche dire, cioè nel senso che il cliente ce l'ha chiesta, no? Ci ha detto, senti, però mi date due o tre prove così scegliamo quello che ci piace di più. Allora lì, se il cliente paga, perché è un lavoro, certo che si paga il traduttore. Ecco, su questo siamo eticamente molto corretti, credo, tutti quanti, almeno i presenti, perché se veniamo pagati, paghiamo, insomma. Ecco, questa è la risposta a Laura. Dice Sì, Laura che lei è no. successo A me è davvero. successo, sì, no, a me viene un po' in mente tipo il thread di Twitter, no? Che visto che hai 240, quanti sono? No, 280 caratteri, no? Invece, però una traduzione così fatta come un thread di Twitter è un po' rischioso, ecco. È più È molto facile faticoso, peraltro. mandarla, sì, è più facile farla fare a Google, insomma. Io Sì. Cioè, non spenderei, cioè ci si perde molto più tempo l'unico e il caso, risultato scusa. forse è No, migliore. l'unico Però caso in cui potrebbe succedere davvero è non tanto in un testo, diciamo, in un testo lungo che poi viene spezzettato, ma in un elenco di stringhe di software. Quindi mandi 50 stringhe a uno, 50 all'altro. In quel caso, essendo testi senza contesto, Però avulsi tutta la la. revisione poi è un bel problema, Sì, no? ma Perché sono penso tutti diretti. un'agenzia che usa un mezzuccio del genere, non penso stia lì a preoccuparsi di fare Sì. molte revisioni, insomma. Comunque, Io... sì, insomma, noi non lo facciamo, ecco, non mi è No, mai infatti, capitato, noi ci ecco, teniamo insomma. un pochino a decostruire questa retorica delle agenzie che sfruttano i traduttori perché Ma è una no, ma cosa, cosa? cioè, No, non è infatti. sempre così, per fortuna, insomma, altrimenti E che insomma, anche fanno noi anche faremmo altro. un altro mito è quello dei passacarte, cioè il fatto che l'agenzia non aggiunga valore al lavoro dei traduttori. Questo pure è un'altra cosa che c'è da tempo. Alcune Alcune lo fanno. sì, Alcune lo fanno pure. Io mi ricordo, per esempio, nei primi anni 90, quando noi abbiamo iniziato, che lavoravamo per esempio per un paio di grosse agenzie romane, no? E lì era divertente, che noi ci, non ci stava, era difficile, ci si scambiava i lavori direttamente col dischetto, no? Spesso ci si vedeva, no? Ci vediamo a Piazza Barberini e mi passi il dischetto, no? Scusate anche l'accento romano, ma erano Ah, agenzie romane, anche un po' romanesche, e arrivavano queste
questi proprietari o proprietarie, diciamo, delle agenzie, di queste grosse agenzie romane che poi avevano evidentemente tante entrature a livello politico, eccetera, che tiravano fuori questo mazzo di banconote dalla tasca, no? E ti pagavano proprio così. Quindi c'era proprio questa cosa. Loro prendevano il testo che tu avevi fatto a macchina, quindi avevi battuto a macchina, e lo davano, che so, alla segreteria dell'onorevole, no? C'era questa Roma un po', come si diceva, alla Sorrentino, insomma. E quindi voglio dire, è chiaro che questa cosa succede, ma oggi non è più così, insomma, no? Oggi c'è bisogno di una professionalità molto superiore, insomma, no? Ah, fratto, scusate, piccola parentesi, perché mi ricordo mio padre, che era un informatico, traduceva negli anni 60, quando ero piccolo, per, come dire, per fare come secondo lavoro, i contratti per il cinema, che Roma Cinecittà era, e lui traduceva contratti, era laureato in economia, però insomma, voglio dire, non era, eppure ecco, era un informatico che lavorava in un centro di elaborazione dati che faceva come secondo lavoro il traduttore. Oggi questa cosa non è pensabile, insomma. No, io volevo aggiungere una cosa riguardo alla prova di traduzione. Retribuita, di solito no. Ecco, da parte nostra, deve esserci appunto un caso come diceva Andrea, per cui è il cliente che la chiede e allora se ne parla. Oppure sì che ci è capitato per combinazioni un po' difficili, tra virgolette, come possono essere le lingue scandinave, eccetera, per cui però sì, quindi un altro consiglio che mi sento di dare è che se qualcuno così, ha studiato una di queste lingue meno inflazionate, di puntare tutto su quella lingua e di dimenticarsi di inglese, spagnolo, francese, dal tedesco in su, direi. Il tedesco è una lingua dove raramente troviamo traduttori dove c'è veramente carenza, quindi tedesco assolutamente. Infatti, è quello che dico, ma Tedesco però. italiano, per esempio, ma immagino anche tedesco spagnolo, insomma. Sono difficili da Sì, trovare. no, infatti, quindi dico, puntare tutto sulle lingue, diciamo, più difficili, ecco, più esotiche, chiamiamole come vogliamo, perché altrimenti è molto difficile riuscire a spuntare delle tariffe, decenti. Noi è un po' così. Allora, abbiamo ancora una 10-15 minuti. Vorrei farmi un giro, diciamo, di tavolo tra tutti, chiedendovi quali sono gli errori peggiori secondo voi che può commettere un traduttore quando si candida. Quindi partirei da Andrea. Ma intanto direi, per quella è una questione molto pratica, scrivere oggetti delle email, come qualcuno dice soggetti delle email, oggetti delle email vaghi. Quindi candidatura spontanea è un classico da noi. Intanto Giorgia si segnala come traduttrice tedesco. Ecco. Ok, Giorgia, tanto benvenuta perché è arrivata un po' in ritardo perché aveva fatto un corso, la salutiamo. Quello che quindi questo è un errore, quello di scrivere appunto nell'oggetto, perché poi noi spesso usiamo gli oggetti, no, per trovare anche. Ed è un po' come una pubblicità in cui il claim iniziale è scarso, no? Cioè non continui a leggere, insomma, ti passa la voce. Questo è un errore banale, ma molto spesso ci capita. E l'altro è quello di proporre subito le tariffe improponibili. Quando per esempio comincia a dire, vabbè, guarda, io chiedo almeno questo, quindi come dire, ti faccio uno sbarramento io, traduttore, no? E questa tariffa è superiore a quella, diciamo, dell'agenzia, no? E questo, come dire, non è un buon biglietto da visita, intanto perché la tariffa varia, insomma, in base ai lavori, alle richieste, eccetera. E poi perché dimostri che non hai una conoscenza del mercato, insomma, no? Io parlo di tariffe spropositate, insomma, no? O anche troppo basse, perché anche lì c'è un E campanello anche troppo basse, d'allarme sì. che.
Roberta chiede cosa consiglia di Cosa scrivere come oggetto. Questa è una buona domanda. E allora, io direi una cosa. Dunque, per quello che riguarda l'oggetto, intanto sicuramente le combinazioni linguistiche, adesso è sufficiente mettere naturalmente quelle ISO, no? Cioè non è bisogno di scrivere inglese, italiano, no? Si possono mettere quelle più abbreviate, insomma, ISO. E poi ci metterei sicuramente la specializzazione. E quando parlo di specializzazione parlo sia di ambiti, diciamo, i domini, quindi non so, medico, cioè, per esempio, DE, IT, medico, farmaceutico, per esempio, no? Oppure anche, per esempio, delle competenze rare, come possono essere, per esempio, quelle relative a, Alcuni software, per esempio, no? sì, ma anche ad alcune, come dire, lavori. Quindi, per esempio, editor, no? Proofreader, oppure technical writer, web writer, no, queste cose qua. Quindi questo io lo metterei perché sono cose che magari sono abbastanza rare e le metterei direttamente nell'oggetto. Vi ricordate che nell'oggetto le prime parole sono quelle più importanti, quindi non le sprechiamo. Quindi le primissime parole sono quelle che quando uno scorre un elenco di mail vede per prima, quindi se lì ci mettiamo una cosa inutile, ovviamente si perde spazio, cioè sono proprio micro test, Prezioso. micro contenuti, no? Fondamentali. Sergio. Ma io non ho un errore così peggiore, a parte ovviamente diciamo un errore ortografico o linguistico in generale, per cui ovviamente se ti proponi come traduttore non sai scrivere, ti scarto direttamente. Però io vedo spesso che i curriculum che scarto sono per l'accumulazione di errori. Cioè, magari noto una cosa nell'email di presentazione, apro il curriculum e vedo qualcos'altro che non mi piace, vedo una foto che magari non mi piace, cioè foto che non mi piace, non mi fraintendete, l'altro giorno l'ho scritto anche su LinkedIn, la foto con la corona di alloro in testa, No, no, diciamolo tutti in coro. no, questo proprio, Ma siete guarda, delle brutte persone, siete delle brutte persone. Ma cosa? No, ma voglio dire, manco l'alloro si può mettere, ma figa. Poi sono quelli che si fanno fotografare anche con la laurea, sai, il frontespizio della laurea davanti, così col libro, così la corona di alloro che sembra un'insalata, dai, su, veramente. Cioè, non si può vedere, no? Non si può vedere. Quindi quello proprio. O quella col No. fidanzato, per esempio, la fidanzata che si vede un Ma pezzetto da tagliala. te. Sì, infatti la scelta della foto professionale è pure una bella cosa su cui discutere. Va bene. Ci Comunque, vorrebbe no, adesso, un sì, webinar a parte. non ci dilunghiamo, però ecco, io quello che volevo dire è che ovviamente nessuno vi scarterà per un errore, Certo. non è che sia, voglio dire, cioè, può scappare, eccetera. Certo, una persona che mi scrive sul curriculum che magari è stata 2 anni in Inghilterra e mi manda il curriculum in inglese pieno di errori, dico, e come mai? Ha poche chance. Cioè, non hai trovato nessuno, cioè, qualche amico, qualche conoscente, non lo so, lì in Inghilterra da potergli dire: senti, dammi un'occhiata al curriculum e cambieresti qualcosa. Cioè, sono proprio cose che, cioè, a me verrebbero spontanee, ma si vede che altri no, ecco. E poi, come dire, riassumerei appunto nella poca cura, cioè l'errore più grande è non curare abbastanza quello che mi mandi, i materiali, quindi l'email, la lettera di presentazione, il curriculum e poi eventualmente il profilo online su LinkedIn o su Pros, così sono tutti elementi che io vado a vedere perché ovviamente quando ricevo un curriculum non è che dico, ah ok, ti scrivo subito
e ti mando una proposta. No, io vado, faccio le mie, tra virgolette, ricerche incrociate e vado a vedere se appunto come si dice, se le informazioni che trovo da una parte le ritrovo anche dall'altra, se insomma, appunto, se una persona dice che ha il C2 di inglese e poi magari posta su LinkedIn o su Proz e scrive malissimo in inglese, no? Cioè, non, come dire, sono campanelli d'allarme che mi fanno così, mi fanno almeno esitare, poi, cioè, qualcosa che mi faccia direttamente scartare così sono poche cose e insomma spero che almeno quello sia, cioè almeno gli errori proprio più evidenti che si possano evitare. Posso commentare proprio al volo su quello che dice Sergio, che mi sembra molto importante. Una delle cose che noi vediamo dai curriculum sono le abilità non strettamente linguistiche, quelle che potremmo chiamare, come dire, competenze trasversali, come volete, insomma, no? Life skills, eccetera. Quando si dimostra una certa sciatteria, di fondo, diciamo, no? Cioè, nel senso una superficialità, mancanza di capacità comunicativa di base proprio, nel senso che tu metti appunto la foto, come dicevamo, no? Cioè fai una serie di errori di comunicazione proprio, no? Che dimostrano insomma che ti mancano delle life skills di base. Questo per noi è un problema, perché vuol dire che comunque lavorare con te sarà problematico, insomma, no? Non per problemi strettamente linguistici, che ovviamente sono quelli più importanti, ma non i soli, insomma. Ecco, scusa. Certo. Non so se Marco Vedo che voleva ci dire sono. qualcosa. Sì, beh, giuro, rispondo Un a un paio di paio domande. Sì, di infatti, allora, commenti. Lara chiede, preferite formati di curriculum, diciamo, più classici o più creativi? E Roberta dice, consigliate di mettere la foto sul CV o prendete in considerazione un CV senza foto? Allora, beh, innanzitutto il fatto che noi continuiamo ad usare i curriculum non vuol dire che uno non possa mandare un materiale di un altro tipo, cioè, insomma, noi ci abbiamo scritto un libro sull'argomento, quindi esistono tanti modi di presentarsi. Uno è una presentazione video che viene usata pochissimo, ma che invece secondo me è molto efficace, e si può creare una piccola brochure, un PDF di due o tre pagine in cui si spiega un po' meglio, in cui ci si presenta un po' meglio. Il curriculum, molte agenzie lo richiedono nel formato classico, ma nulla vieta di essere un pochino creativi. Ultimamente ci stanno arrivando molti curriculum con tipici istogrammi o diagrammi a torta che vorrebbero riassumere le competenze e secondo me lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso non aggiungono niente. E rientriamo in quello che diceva prima Andrea del fatto di saper comunicare o non saper comunicare. Cioè mandarmi il curriculum in violetto con i fiorellini o con i diagrammi anziché scrivermi buona conoscenza di Trados o ottima conoscenza di Word, ecco, cioè preferisco il secondo in quanto mi arriva l'informazione in modo più immediato. Quindi sì, creativi, ma insomma, cioè, o si fa veramente una brochure, quindi si passa su un altro piano, oppure il curriculum, quanto più essenziale, secondo me, meglio è. E per quanto riguarda Ti la foto, interrompo, scusa, sì. riguardo al formato, il formato Europass è un altro Sì, quello no proprio per noi. non lo E trovo. per noi però molte agenzie lo richiedono, quindi. Adesso, no, sì, no, io noi parlo persone, diciamo, se non è espressamente richiesto, non mandarlo. Soprattutto il formato Europass vecchio, perché adesso, Sì, se quello non nuovo è un pochino sbaglio, stato lo puoi ripensato. fare online, te lo puoi proprio creare online e te lo puoi esportare in PDF, insomma. Però quello vecchio, quello ancora il documento, insomma, il Più che altro totem. perché io lo trovo molto poco leggibile, tra Sì, l'altro, è molto difficile proprio difficile. Sì, da esatto. Cioè, creare. c'è No, ma era un sacco di spazio difficilissimo come layout. sprecato. Sì. Esatto. Scusa. Infatti c'era la competenza a saper scrivere un curriculum Europass, diciamo anche, no? Infatti.
Sì, Era io complicato. personalmente ho la preferenza per quelli un po' più creativi, che non significa appunto mettere i fiorellini, ma significa renderlo leggibile, essenziale, efficace e che si distingue dagli altri. Quindi quell'Europass sono tutti uguali, mentre magari un formato anche banalmente trovato su Canva, ecco, qualcuno lo suggeriva, no? Sì, Lara. Lara, infatti, a volte senza esagerare, diciamo, con le decorazioni, però basta anche semplicemente una scelta, tra virgolette, anche un po' di branding, no? Quindi darsi un'identità anche attraverso la layout, la veste grafica del materiale che inviamo. Marco, scusami, ti ho Senz'altro. interrotto No, prima. benissimo, figurati. No, una nota sulla foto, attenzione, se lo mandate a noi, noi non abbiamo niente in contrario, la ricevono con o senza foto. E ci sono alcuni paesi dove invece la foto non va messa proprio per questioni di leggi, quindi perché porterebbe a discriminazione. Quindi, insomma, attenzione, guardate. Cercate di capire quali sono questi. Di solito, insomma, l'ambito anglosassone, soprattutto gli Stati Uniti, se non erro, appunto non vorrei sbagliarmi, preferiscono curriculum senza nessuna indicazione che potrebbe essere poi causa di discriminazione. La foto lo potrebbe essere. E se mettete la foto, appunto, spendete quattro soldi e fatevi fare delle foto professionali che poi si possono poi riciclare su tutti i social e ovunque sia necessario. Caricare una foto profilo appunto chiara, ben illuminata. Cioè noi qua veramente si apre, potremmo parlare per ore delle foto col cane, foto col bicchiere al matrimonio, Foto del cane. sì, la foto della patente, ma cioè la foto alla foto della patente, quindi con il timbro a secco della Bellissima, motorizzazione. meglio non Meglio metterla. non Anche perché, insomma, noi Bellissima. in linea di massima, a noi l'aspetto estetico della persona ci interessa poco, quindi in realtà in linea di massima per il lavoro che facciamo noi, secondo me, non è essenziale mettere la foto, non credo che faccia la differenza. Ecco, poi sì, magari se abbiamo una bella foto professionale, far Ecco. vedere come siamo fatti in faccia è un modo un po' per scaldare, tra virgolette, la comunicazione, però non è così Senti, fondamentale. posso proporre, Raffaella, in chiusura una domanda marzulliana del tipo: cosa pensi sia l'aspetto principale per cui faciliterai la tua selezione? Così, una per uno. Difficile, Oh, è eh? Cioè, difficile, qual è quella difficile. cosa che non ti deve assolutamente mancare? Perché senza quella, poi l'abbiamo detto, ma insomma, così in chiusura, una battuta per uno. Ma guarda, a me una cosa che dà molto fastidio e che mi fa mettere già dei paletti è quando mi arrivano i messaggi scritti in una lingua che non è la mia, quando l'interlocutore Parla parla la tua stessa lingua, lingua. Cioè, questo quando un l'ho italiano notato mi scrive anch'io. in inglese o in spagnolo, indirizzandosi, insomma, a noi, quando è chiarissimo dal nostro sito che siamo due italiani che residiamo all'estero, ma comunque l'agenzia ha una matrice italiana, è vero che qualcuno potrebbe dire, ma io non so chi gestisce poi il flusso della selezione, potrebbe non parlare italiano. Però santa pace, secondo me, perché non è neanche aperto il sito di Capiria o di qualunque altra agenzia che ti stai rivolgendo, ma stai mandando una mail massiva a tutti. Quindi fatelo lo sforzo. Secondo me, un punto fondamentale è fare lo sforzo di conoscere l'interlocutore, quindi nel nostro caso noi o voi. Per esempio, ultimamente è arrivato una richiesta appunto un'offerta di una proposta di collaborazione da una ragazza che ha continuato la metafora che abbiamo nella pagina Chi Siamo, nel nostro sito, dove parliamo di squadre di calcio, di bomber, di goleador, queste cose qua. E lei diceva, appunto, adesso non ricordo le parole esatte, ma Ah, è continuava vero. dicendo: vorrei entrare anch'io nella vostra squadra, penso di poter fare un gol. Insomma, adesso non ricordo esattamente, ma quello, per esempio, è stato un chiaro indicatore che tra l'altro le devo ancora rispondere, che mi ha fatto pensare, detto, guarda, perlomeno una che si è presa la briga di Di vedere vedere cosa chi fate. siamo, cosa facciamo e se lei si incastra nel modo giusto in questa realtà. Sergio. Infatti, Sì, mi ha. no, sì, guarda, mi collego a quello che ha detto Marco, perché un'altra cosa è, cioè,
simile è appunto rivolgersi, cioè l'intestazione dell'email, così della lettera, cioè, che si rivolga almeno alla nostra azienda. Un po' di tempo fa cioè, è arrivata una cosa dove iniziava Gentili amici di Lipsi, che è un'altra agenzia di traduzione. Cioè, questa persona ha fatto copia e incolla. E infatti io gli ho risposto: gentile amico di Lipsi, sei stato tradito dal copia e incolla. E quindi, cioè, Spietato. questo, e no, però dai, cioè, sono proprio le basi. Cioè, ma appunto, cioè, nel nostro caso, soprattutto che nel nostro, anche voi, voglio dire, cioè, se vai sul sito, vedi le nostre facce, i nostri nomi e cognomi, quindi sai a chi rivolgerti. Non è che sia. Mi trovi su LinkedIn, mi scrivi su LinkedIn e mi dici: ciao, sei tu chi si occupa della selezione? Sì, no. Ah, se sei tu, ok, ti posso mandare. Se no, allora mi puoi indicare chi. Cioè, sono proprio cose di base, nel senso, però nessuno le fa, nessuno, Allora, quasi io nessuno. mi allaccio a voi per dire che quando noi, che il mio consiglio è mettetevi nei panni di chi vi seleziona. Allora, se voi trattate chi vi seleziona come chi Un tratta, diciamo, robot. una persona, esatto, come dei robot, perché mandate delle email uguali o addirittura sbagliate, come diceva Sergio, tutte uguali, è chiaro che avrete la stessa reazione dall'altra parte, no? È normale. È come quando vi chiamano per dire ti interessa il trading online, no? Cioè, è chiaro che viene trattato come un numero tra tanti, ecco, quindi un po' di personalizzazione nelle quelle che si chiama warm emailing, no? Quindi invece del cold calling o del cold emailing, allora questo è importante. Quindi conviene mandare 10 curriculum al giorno, ma come dire, personalizzati, anche minimamente, ma insomma non di massa, piuttosto che mandare 100 curriculum in un giorno. E anche sbagliando copia e incolla. Io volevo aggiungere, sempre per ricollegarmi un po' a quello che avete detto voi, sicuramente la cura, cioè l'attenzione. Quindi aggiungerei, diciamo, in realtà è più o meno la stessa cosa che ha detto Marco, cioè dimostrare di stare attenti, di aver letto bene tutte le informazioni e quindi di non. A noi volevo dare questo aneddoto. Qualche giorno fa si è candidata una persona per traduzioni in braille. E noi ovviamente non ci occupiamo di questo, cioè non c'è scritto da nessuna parte che noi facciamo servizi legati all'accessibilità o insomma, quindi E era poi evidente sono che ci sta pensando. traduzioni, poi più che traduzioni sono Si è inventato questo servizio che in realtà non è una trascrizioni. traduzione. Sì, lui l'ha definita una traduzione in braille, vabbè, insomma, Boh, una cosa un vabbè, po' non così. l'ho mai E sentita. poi se posso dare un altro suggerimento, quindi, invece, diciamo sempre riguardante la macro categoria degli errori, è non scrivete la vostra autobiografia, cioè non c'è bisogno all'interno della lettera di presentazione di scrivere che magari per un po' di anni avete avuto dei figli e quindi avete smesso di lavorare, ora dovete tornare, oppure che avete sempre avuto la famosa passione per le lingue. Non c'è bisogno, cioè No. l'importante è magari all'interno della lettera di presentazione dimostrare di aver appunto raccolto qualche informazione sul destinatario della mail e spiegare perché proponete la vostra collaborazione a quel cliente. Non Esatto. abbiamo bisogno di sapere tutta la storia personale, perché è solo, cioè, sempre appunto, come diceva Andrea, mettendosi nei panni di chi legge la mail, non gliene frega niente, insomma, della vostra vita privata alla persona che legge la vostra mail. E poi un'altra piccola cosa che mi ero appuntata, diciamo, tra gli errori che io ogni tanto osservo nella nostra. Nelle nostre candidature è l'uso del form sbagliato, cioè non usate il form richiedi un preventivo per mandare il curriculum, perché Ah, pure lì vabbè. fate perdere tempo e fate anche incavolare la persona che lo legge la persona sbagliata, perché la persona che fa i preventivi non è la persona che seleziona i traduttori spesso, quindi l'attenzione, insomma, magari perdiamo una mezz'oretta in più per ricontrollare tutto quanto e leggere tutte le informazioni e sicuramente daremo un'impressione migliore. Bene, Laura grazie. chiede: quanto conta che un traduttore faccia parte di un istituto accreditato per traduttori e interpreti, cioè per esempio le associazioni, così, eventualmente di quale paese? Ma secondo me, vabbè, rispondo io se,
se volete. E allora, è un'ulteriore prova del fatto che la persona sta prendendo sul serio la sua professione, quindi ha investito del tempo e dei soldi nel certificarsi o nel aderire a un'associazione, quindi è un ulteriore segnale che, cioè, serve a dimostrare appunto il livello di coinvolgimento, di professionalità. E, dato che sono poche quelle che mettono dei paletti o comunque che impongono una prova per potersi associare, o comunque insomma i meccanismi sono diversi da associazione a associazione, ce ne sono alcune, insomma alcuni bollini valgono più di altri, ecco, per così dire. Noi no, diamo il giusto valore, se devo essere sincero, non so Sergio se vuoi aggiungere qualcosa, però certo, è un plus, però non è fondamentale. Anche Sì, diciamo perché, che. sì, Scusa, vai, vai. fai avanti, No, vai. no, finisce, finisce, vai, vai. No, no, io volevo dire, a me è capitato, ecco, anche lì in una selezione era una traduzione da greco a francese, mi sembra. Per cui ero proprio, come dire, spiazzato e non. Allora sono andato nel sito dell'associazione greca di traduttori che per fortuna almeno parte è tradotto in inglese, ma io avendo fatto il classico, Sei insomma, riuscito. quindi sono riuscito a trovare appunto la directory, no? L'elenco di traduttori e da lì li ho contattati e una quindi. Tornando alla primissima domanda che aveva fatto Raffaella, quello va bene perché è anche un posto dove magari noi Attingere. agenzie andiamo, esatto, dal quale noi attingiamo. Però ecco, non è certo, magari tra due curriculum esattamente uguali, due profili che si equivalgono, uno è, diciamo, affiliato a un'associazione, l'altro no. No, non ti direi che non è quella sicuramente. Cioè, cercherei un'altra cosa per decidere, non sarebbe quella. Ok, allora io guarda, giusto una risposta al volo ad Alessia che aveva scritto: voi selezionate solo traduttori freelance o anche traduttori in-house? Allora, parlando per noi, principalmente freelance, le agenzie piccoline è difficile che abbiano anche una rete di traduttori in-house, perché comunque in genere le agenzie delle nostre dimensioni hanno due o tre persone che lavorano all'interno e poi si appoggiano molto di più a una rete di freelance. Credo che se sei interessata a lavorare come traduttore in-house, la cosa migliore sia candidarti presso un'agenzia di media dimensione e sicuramente non in Italia se lavori verso l'italiano. Sì, però Prova se magari lo a diciamo cercare. subito, se traduci dall'italiano in inglese e sei bravo o brava, noi ti vogliamo. Sì, esatto, cioè noi abbiamo, diciamo, la nostra unica ricerca specifica per traduttori in-house è la traduzione dall'italiano all'inglese perché è quella su cui abbiamo un flusso di lavoro così costante e continuo che per noi sarebbe molto utile, diciamo, avere un traduttore in-house. Invece, generalmente noi ci appoggiamo soprattutto a una rete di freelance, non so se anche per capire è così. Sì, Sì, anche per noi. totalmente. Ok, beh, allora direi che abbiamo sforato anche l'ora che ci eravamo prefissati, quindi innanzitutto vi ringrazio, ringrazio Marco e Sergio per essere venuti e Grazie ringrazio a ovviamente voi. tutti i colleghi Grazie. che hanno partecipato, numerosi, perché ho visto durante la diretta che eravamo tanti anche su LinkedIn, quindi naturalmente se vi interessa, diciamo, approfondire un po' il discorso della collaborazione tra freelance e agenzie di traduzione, noi della scuola European School of Translation abbiamo preparato e stiamo per lanciare un corso online che abbiamo appunto preparato, che hanno preparato Marco e Sergio per noi. E quindi uscirà nei prossimi giorni, quindi vi invito a restare in contatto con voi. Adesso vi posto nei commenti un link dove potete, se desiderate, insomma, ricevere qualche aggiornamento su questo corso di formazione, potete lasciare la vostra email e
registrarvi. E niente, ecco, vedo già i saluti. Grazie Silvia, Sara, Roberta. Grazie mille anche per la partecipazione attivissima che avete dimostrato nei commenti. Spero, insomma, di rivedervi presto online. Grazie. Bene, grazie a tutti. Grazie, ragazzi. Grazie a voi, ragazzi. Buon lavoro. A presto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Buona giornata. Buona giornata.